In casa documenti falsi validi per l'espatrio, contanti, una pistola e droga. I carabinieri di Torre del Greco, nell'ambito del traffico di stupefacenti, hanno rintracciato ed arrestato un 41enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, sul cui capo pendevano due provvedimenti a seguito di una condanna a 2 anni e 11 mesi per detenzione e spaccio di droga e per inosservanza di una precedente misura cautelare che aveva violato, è stato individuato in un appartamento di Torre del Greco. Durante la perquisizione conseguente alla cattura, i militari hanno rinvenuto, occultati sotto ad un tavolo in cucina, una pistola semiautomatica a provento di furto nel 2016 e 67 proiettili. Occultati in una cassapanca in camera da letto, sono stati rinvenuti oltre 133 grammi di cocaina e 500 grammi di marijuana. L'uomo nel proprio portafoglio aveva anche documenti falsi validi per l'espatrio e 670 euro contanti in banconote di vario taglio. L'arrestato è stato tradotto al carcere di Napoli Poggioreale.